Buonasera e bentornati di nuovo al mio canale. Allora, oggi vedremo come trasformare un laccetto di scarto di laccetti fermafila da computer in un fermabatteria con semplici oggetti. Andiamo a vedere come si fa. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vi consiglio sempre di mettervi per ogni lavoro uno straccetto da battaglia, come questo che uso io. Allora, andremo a vedere come trasformare questi semplici laccetti con velcro in un fermabatteria di queste qua, lipo. Quindi ci servirà un laccetto, ago e filo, poi filo nero o verde sfumato, un filo color scuro, poi se volete abbellire come voglio provare a fare io, vari fili di colore diverso, ho tre tonalità di verde e un azzurro, e poi ci servirà un altro pezzo fondamentale che è una di queste ghiere, queste griglie, prese da una vecchia torcia e si era rotta. Ho recuperato questo pezzo qua e dopo si era rotto il cordino, allora l'ho tenuto. Sto mettendo il filo, bisogna praticamente con l'ago cucire. Qua ho già iniziato. Dopo giudicherete voi le mie cuciture, io non ho mai cucito in vita mia. Ecco qua, ci è voluto parecchio tempo, ma adesso diciamo che io lo volevo un po' colorato, ci ho messo un po' di filo così colorato, e soprattutto siamo sicuri che non si stacca più, possiamo tirare quanto vogliamo, ma per toglierlo dobbiamo tagliare o spaccare la plastica qua, e quindi è veramente resistente. Quindi questo è il progetto finito e spero che questo video vi sia piaciuto, così è giusto una roba carina se volete risparmiare soldi. Se volete risparmiare soldi ma avete voglia di fare qualcosa voi, questo laccetto è anche abbastanza semplice da fare, basta avere una leggera conoscenza sul cucire, cioè sapere come far passare il filo senza bucarsi un dito. E ci salutiamo qua con il progetto. Ciao.